Roma, lungotevere Tordinona, a notte inoltrata. Su un marciapiedi a stento isolato dal traffico intenso di auto, pullman, carrozzelle con turisti curiosi, si gira in esterni Nell'anno del Signore, un film di Luigi Magni ambientato nella Roma dell'Ottocento. Malgrado l'ora tarda, molta gente alle finestre a godersi l'insolito spettacolo. Un ragazzino, svegliato nel primo sonno, è sicuro di sognare. Nella luce accecante dei riflettori sfila un drappello di soldatini, impettiti, dalla divisa bianca e i fregi in oro, proprio come nei disegni colorati del libro di storia. Magni, perché dopo il suo primo film, Faustina, fa ancora un film su Roma? Beh, ancora un film su Roma perché ancora un film che faccio io, in quanto romano. Cioè io ritengo che ognuno debba raccontare il mondo che conosce, le cose che sa e nella lingua che parla. Questa è la ragione, non c'è una ragione particolare, l'unica ragione è che io sono romano. E lo spirito del film è uno spirito satirico, ironico, anche se su argomenti importanti, su temi nobili come quello della libertà. Io sono Giuditta, una ragazza ebrea che vive nel ghetto in questo stato di schiavitù che c'era a quell'epoca. Un personaggio dunque di popolana, di donna del popolo. Il lato comico, satirico del film è affidato ad attori come Tognazzi, Nino Manfredi, nel ruolo di un ciabattino che rappresenta un po' la voce del popolo, e Alberto Sordi, che inizierà tra qualche giorno le riprese. Un cast di primo piano, dunque, per un autore, Luigi Magni, che col suo primo film non si può dire abbia ottenuto un successo di pubblico. Manfredi certamente non ha intenzione di rischiare nulla della sua popolarità. Per quale ragione ha accettato di fare questo film con Magni? Prima di tutti perché è mio fratello, e poi perché ho letto un testo molto bello, ci ho fatto pure la rima. Siccome io vado in cerca dei film di successo, ho capito subito che era un film di successo. Ho fatto una sfida al produttore, perché il testo era bello, allora ho detto io lo faccio questo film. È strano che non lo facciano anche degli altri attori importanti come Sordi, come Tognazzi, come la Cardinale, come la Britt Ekland, come la Enrico Maria Salerno, come si chiama Montanari, aiutami, tu sei l'autore, Roberto Senna, Verlaine, eccetera. Dopo un mese l'ha portati tutti, io ho dovuto accettare questo film,